Ok, ho aperto la stanza. Oh, buonasera a tutti. Ok, dovreste sentire la mia voce e vedere anche il monitor. Allora, iniziamo subito. Lancio la diretta su Facebook e poi partiamo. Quindi la registrazione sarà immediatamente disponibile sulla pagina Facebook di TICMILITALY. E domani invece sarà disponibile anche su YouTube. Ok, ci siamo. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Ultimo webinar dell'anno, targato TICMIL. Questa sera con me c'è il mio amico Salvatore Labriola, trader e programmatore. Presenteremo questo tool di cui abbiamo parlato già in diverse occasioni, il Volatility Dashboard. Però prima di entrare nel vivo, come sapete, c'è la presentazione del broker che rappresento, che è TICMIL. TICMIL è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato dalla FCA UK con fondi segregati separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,2 secondi, grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato e non ci sono commissioni sugli indici. Da qualche settimana abbiamo aggiunto anche i microlotti sugli indici americani, che si aggiungono a quelli che già avevamo sul DAX. Non ci sono poi costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi, e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta, e con TICMIL non avrete mai un report. TICMIL offre sul piano Forex e CFD tre tipologie di account: il conto Pro, il conto VIP, che sono quelli più utilizzati perché hanno spread a partire da zero, a cui va aggiunta una piccola commissione, e poi c'è il conto classico, che non ha le commissioni, ma gli spread partono da 1,6. Inoltre, da qualche settimana, e tra poco dopo la presentazione vi faccio vedere la piattaforma CQG, abbiamo anche lanciato i futures, quindi mercati regolamentati, appunto con questa piattaforma, e troverete tutte le informazioni del caso sul sito di TICMIL. TICMIL opera sotto disposizioni ESMA, che, come ben saprete, ha la leva massima sui prodotti più importanti, leva 30. Questa è un po' una tabella che riassume il rischio che si corre andando ad operare con leve molto alte, in base un po' sia al conto, che in questo caso è un conto molto piccolo da 1000 dollari, e vi do un po' diciamo, quella che è il pericolo in marginazione di pips, con la tabella margine in pip e il rischio rovina con stop da 20 pip. Ad esempio, se facciamo che su questo conto da 1000 dollari andiamo ad aprire la size massima possibile, apribile appunto con leva 30, che sono tre mini lotti dove un pip costa 3 dollari, abbiamo solo 300 pip di marginazione. Significa che se apriamo una posizione, questa
basta che vada contro di appunto questi circa 330 pips per andare prima in margin call e nel peggiore dei casi in stop out, che ricordo sotto ESMA essere il 50%. Se sempre su questo conto da 1000 dollari applichiamo una strategia che prevede stop da 20 pip, abbiamo soltanto circa 15 operazioni prima che questo conto vada appunto sempre in margin call o in stop out. Allora, poi questo è anche un comunicato che mi ha lasciato abbastanza basito quando l'ho letto e quindi lo sto mostrando in ogni webinar, che è un comunicato dell'ASIC, l'ente regolatore australiano, dove ancora per poco, fino a marzo, la leva è ben oltre leva 30, però fa molto pensare questo comunicato perché nel periodo di altissima volatilità che si è registrato tra marzo e aprile del 2020, la maggior parte dei trader che ha deciso di operare fuori ESMA per avere appunto leve alte, tra cui molti neofiti che si sono affacciati per la prima volta nel mondo del trading a causa dei vari lockdown, bene, la maggior parte ha perso oltre 700 milioni di dollari, quindi un dato sicuramente che fa riflettere e fa riflettere ancora di più la pericolosità di questi prodotti fuori ESMA perché non c'è il saldo, la protezione del saldo negativo. Infatti, da questo comunicato ufficiale si legge che più di 15.000 conti sono andati addirittura in territorio negativo e quindi i trader, oltre ad aver perso il proprio deposito, dovranno anche poi rimborsare il broker di turno. Questa cosa non è più possibile con broker sotto ESMA come Tickmill perché c'è la protezione del saldo negativo e quindi rendono i CFD tra i prodotti più sicuri sicuramente, anche più dei futures e delle opzioni perché lì si può perdere più del deposito versato. Un altro importante aspetto sempre da considerare quando si sceglie un broker è l'offerta, oltre ovviamente all'esecuzione degli ordini che deve essere sempre puntuale, anche l'offerta degli spread e delle commissioni. Anche qui Tickmill in questo campo ovviamente primeggia e potete andare a verificare voi stessi su siti come ad esempio MyFXBook, che è una bellissima sezione dove fa vedere un po' tutte quelle che sono gli spread e le commissioni che vengono applicati tra i vari broker e noterete che come per la maggior parte del tempo Tickmill abbia gli spread e le commissioni più basse. Questi si riferiscono a, non lo dico mai, però a commissioni applicate sul conto Pro, quindi con il VIP sono ancora più basse, quindi fate circa un 50% in meno. Tabella conclusiva. Proprio parlando delle commissioni, quanto costa una commissione con Tickmill su un lotto di euro-dollaro? Sul conto Pro sono 4 euro in apertura e chiusura di posizione, sul conto VIP sono 2 euro. Quindi rispetto alla media degli altri broker che più o meno ho visto applicano un 6 euro run-turn, abbiamo un risparmio rispettivo con il conto Pro del 30% e con il conto VIP di oltre il 60%. Ok, io questa presentazione l'ho finita. Volevo farvi vedere anche la piattaforma CQG che abbiamo lanciato con i prodotti. Ci sono diversi profili che si possono scegliere dalla piattaforma. Per aprire un conto relativo appunto ai futures è necessario rifare la registrazione, quindi seguire la nuova procedura. Chi è già cliente di Tickmill con i CFD dovrà reiscriversi praticamente dal sito di Tickmill che vi faccio vedere, che è da qui. In automatico venite già sotto la regolamentazione FCA UK, quindi indirizzati sotto la registrazione della FCA UK e poi dovreste avere anche voi in Italia, io vivo all'estero, quindi mi appare sempre in inglese, però in Italia dovrebbe già apparire in italiano il sito e c'è tutta una sezione dedicata ai futures e anche poi alla piattaforma CQG. Quindi poi per aprire un conto basta cliccare su Crea account e scegliere tra il conto CFD o il conto dei future. Quindi molto semplice e immediata anche poi l'iscrizione. Dicevo, quindi questa è un po' la piattaforma dove è andata a finire di Tickmill, questa è la desktop e avete diversi profili, ovviamente ci sono anche i micro futures che stanno avendo molto successo e poi ci sono anche altri
e la demo può essere provata e alle stesse condizioni, quindi anche lo stesso data feed del Real per 20 giorni con la C2G. Inoltre, chi ha multichart può anche poi connettere il nostro data feed con multichart. Ok, poi lanceremo le opzioni sempre sui future che attualmente non ci sono. E per il resto vedo anche una domanda sulle opzioni del, io credo che si riferisca sia al Forex, Francesco, per il momento ancora non sono in programma. Allora, prima di lasciare la parola a Salvatore, vedo che ci sono un po' di domande inerenti al discorso Brexit, che ovviamente TQMIL, avendo sede a Londra, viene impattato anche da questa cosa è attualmente, quindi chi ha i conti sotto UK può stare tranquillo perché può continuare ad operare alle stesse condizioni e sia come commissioni che come garanzie di sicurezza, perché i fondi vengono garantiti fino a 85.000 sterline anche per i clienti europei. Quindi non è necessario andare ad operare per il momento chi vuole, quindi non è costretto a migrare verso la regolamentazione SISEC. TQMIL ha anche il passaporto europeo con la SISEC. Ok, per il resto, per le commissioni sui micro futures c'è una sezione dedicata e TQMIL è molto chiaro in questo, come sempre, sul sito. Recupero un attimo il sito. C'è una sezione dedicata proprio ai costi. E puoi verificare tu stesso dal sito i costi che vengono applicati. C'è un elenco completo con tutte le commissioni, quindi anche con il margine iniziale richiesto. E quindi la commissione che mi dicono essere molto competitiva. Io non sono un espertissimo di questi prodotti, però molti trader mi hanno detto che siamo molto competitivi anche sui futures. Ok, allora ho finito con TQMIL. Ciao Salvatore, ci sei? Sì, eccomi qua. Buonasera a tutti. Allora, io interrompo la mia condivisione e ti lascio condividere il tuo monitor. Dammi un gelo se si vede. Sì, allora, per le domande seguo io e nel caso siano attinenti a quello che stai spiegando, ti interrompo e poi ti faccio la domanda e andiamo avanti, ok? Bene. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione, siete davvero tanti. Questo mi gratifica perché evidentemente il mio lavoro suscita interesse ed è molto apprezzato e vi ringrazio. Per chi non mi conosce, mi chiamo Salvatore Labriola, sono un trader indipendente, sono anche programmatore in MQL4 e svolgo questa attività da circa da oltre 20 anni. In questi lunghi 20 anni ho collaborato con diverse banche, diversi broker e ormai da tempo, non ricordo nemmeno da quando, forse 4-5 anni, collaboro con TQMIL. Broker non lo dico perché mi ospita, per chi mi conosce sa benissimo che non ho peli sulla lingua, quindi dico le cose realmente come stanno. È un broker che ritengo molto molto affidabile. Il trading di per sé, come già sapete, rappresenta già nel trading stesso è già intrinseco una buona componente di rischio. Ci sono molte insidie nei mercati finanziari. Non voglio litigare pure con un broker che magari farlocco, come li definisco io, quei tanti broker che puntualmente mi inondano di telefonate e lasciano molto il tempo che trovo. Quindi TQMIL, per non fare diciamo troppa pubblicità, ma davvero, davvero lo consiglio spassionatamente perché soddisfa appieno tutte le mie esigenze, anche e soprattutto in ambito di programmazione. Io, ripeto, programmo in MQL4 e mi sono reso conto che il broker non mi dà nessun tipo di problema. Non esistono nessuna restrizione nella tipologia degli ordini e il flusso dati in piattaforma è davvero efficace ed efficiente. Detto questo, passiamo subito, perché il tempo corre, all'argomento del webinar.
andiamo a presentare questi due nuovi strumenti. Da tempo ne stiamo parlando. Oggi li mettiamo finalmente a disposizione solo dei clienti, chiaramente Real di Tikmill. E di che cosa si tratta? Non si tratta di un indicatore e di una dashboard. Questi strumenti utili per misurare la volatilità sui mercati finanziari, o meglio, più che altro è dedicato al Forex, però proprio ultimamente sto vedendo che ha una sua valenza anche sui CFD e diciamo, sugli indici. Come è nato questo strumento? Questo strumento è nato da un po' di tempo fa. Il mio collega Luca Giusti aveva fatto un webinar qualche tempo fa, sempre con Tikmill. Da lì è partita l'idea e ringrazio Luca Giusti proprio per avermi dato questo spunto. Poi chiaramente ci ho messo del mio ed è nato fuori sia questo indicatore e sia questo EA, che lo definiamo expert, ma alla fine è una dashboard, cioè non è un expert che apre operazioni. Ci serve solo per vedere a colpo d'occhio, in un unico colpo d'occhio, come sta messo il paniere di riferimento. Come tutti gli strumenti, faccio una brevissima, proprio un brevissimo discorso su come si installano gli strumenti. Vado abbastanza veloce, tanto so che c'è poi la registrazione, poi per qualunque cosa potete chiamarmi e vi faccio assistenza. Come si installano i due prodotti? Chiaramente uno è un indicatore e un altro è un expert. La Volatility Dashboard, appunto, è un expert advisor, quindi lo dovete andare a installare nella cartella vostra MQL4. Come ci si arriva? Ci si arriva da File, apri scheda data, vi aprirà questa cartella, andate su MQL4 in Expert e ci andate a mettere la Volatility Dashboard qui dentro. Stesso identico discorso per quel che riguarda l'indicatore. L'indicatore si chiama TS Daily Open Line, lo vedete qui in basso. Lo andate a installare nella cartella Indicator. Andiamo a vedere MQL4 Indicators e ci mettete Salvatore, qui dentro. scusami un attimo perché vedo una schermata grigia, quindi fai un attimo i passaggi un po' più lentamente perché altrimenti non riusciamo a vedere l'installazione. MQL4, questo lo vedete? Non riuscite a vedere? Allora, io vedo una schermata grigia Allora aspetta un attimo. e mi confermano che anche in chat non si vede. Prova adesso. Ok, adesso sì, vai. Era un'impostazione di Zoom. Quindi dicevo, per installare l'expert, file, apri scheda data. Vi aprirà quest'altra schermata, quest'altra cartella, MQL4, e andate nella cartella Expert e ci mettete qui il Volatility Dashboard Expert. Stesso identico discorso per l'indicatore, però non va messo nella cartella Expert, ma va messo nella cartella Indicators. Una volta fatto questo passaggio, o chiudete e riavviate la piattaforma, o semplicemente sul vostro navigatore dove avete i vostri strumenti, fate un pulsante destro. Aggiorna e verranno caricati questi nuovi strumenti e li trovate chiaramente nel vostro menu. Detto questo, vorrei solo farvi vedere un paio di cose iniziali, sempre per la configurazione iniziale di tutte le piattaforme, a prescindere adesso da questo strumento. Strumenti, opzioni, andiamo su consiglieri esperti, permetti il trading automatizzato, deve essere flaggato. Disability Trading, questo pure lasciatelo flaggato come Disability Trading automatizzato quando cambiate il profilo, ma la cosa più importante è consente importazioni da DLL. Questo deve essere flaggato in modo tale che ogni volta non dovete andare nelle impostazioni del singolo strumento a flaggarle singolarmente. Lo impostate già qui. Un'altra cosa, visto che vi trovate qui, andate sui grafici, impostate un numero massimo di barre che volete visualizzare sui grafici. Io consiglio di non superare i 5.000-10.000 barre, anche perché non servono. Chiaramente più storico avete e più la piattaforma si appesantisce, a prescindere dallo strumento che voi utilizzate. Detto questo, un'altra particolarità è dettata dallo storico. Spesso e volentieri mi capita di vedere piattaforme di nuovissima installazione, chiaramente non hanno storico. Per caricare lo storico dei vari strumenti si va su scusate, sono stato veloce, strumenti, centro storia, andate su ogni singolo strumento, per esempio in questo caso AudiCAD, un minuto, doppio clic, ecco come vedete io ho una base dati di 7.000 barre e sono sufficienti. Se si tratta di nuove installazioni, nuove configurazioni, fate un download e vi scaricate lo storico di ogni singolo strumento, perché va da sé che
soprattutto quando avete a che fare con delle dashboard, magari avete uno storico di euro-dollaro, ma che ne so, di sterlina CAD non ce l'avete, quindi potreste avere delle informazioni fuorvianti. Queste sono le prime cose che vengono fatte, diciamo, nella giusta configurazione di qualsiasi piattaforma per qualsiasi strumento. Detto questo, io passerei a vedere innanzitutto le variabili esterne di questa dashboard. Partiamo prima dalla dashboard e poi vi faccio vedere l'indicatore. La dashboard, ho dato questa impostazione, permettimi di dirlo, abbastanza natalizia, visto che siamo sotto Natale, insomma, sembra un albero di Natale, dipende molto da voi come volete, quanti strumenti volete analizzare. Chiaramente più ne vedete e più chiaramente diciamo, avete bisogno di un monitor più grande e ci sono altre cose da sistemare, da vedere. Andiamo a vedere insieme innanzitutto le variabili esterne. Le variabili esterne sono molto semplici, sono pochissime. Abbiamo la prima variabile, dobbiamo andare a indicare quanti strumenti vogliamo vedere e poi vi spiego come. La seconda, terza e quarta variabile, andiamo a impostare le percentuali di proiezione. Le percentuali di proiezione rappresentano che cosa? La volatilità dello strumento in aggiunta al prezzo di apertura, con un 50% di volatilità, un 100% di volatilità e un 200% di volatilità. Non vi preoccupate che adesso vi faccio vedere l'indicatore ed è abbastanza intuitivo. Alert pop-up lo mettete su true se volete essere avvisati nel momento in cui il mercato tocca il livello, diciamo, il 50, il 100 o il 200 in questo caso. Il template, molto importante, perché quando cliccate sul bottone, perché quelli sono tutti i bottoni operativi, vi aprirà il grafico con il vostro template già preconfezionato, già salvato. E adesso vi faccio vedere come. Prima di passare all'indicatore e farvi vedere le altre caratteristiche, dobbiamo parlare un attimo su questo, diciamo, su questa prima variabile esterna, il numero di strumenti da visualizzare. Come vedete, adesso io ne ho impostati 34, ne potete impostare massimo 50, non di più. Da dove me li vado a prendere questi 34 strumenti? Cioè, quali sono questi 34 strumenti? I 34 strumenti sono i primi 34 strumenti che voi avete nella Market Watch. Quindi, un primo passaggio che andrebbe fatto a monte, cosa che io ho già fatto in precedenza anche in occasione di questo webinar. Ho sistemato la mia watchlist secondo un ordine mio personale, quindi mi sono messo prima le major, poi i vari cross, poi mi sono messo un gold, poi mi sono messo alcuni CFD, tutto il resto sta qui giù, è visibile, ma non lo voglio vedere. Quindi da qui fino a Italy 40, sono 34 strumenti. Lui che fa? Mi va, quando gli do l'F7, gli do l'ok, mi va a prendere tutti i primi 34 strumenti. Qualora voleste vedere meno strumenti, semplicemente basterà andare su questa variabile esterna, non lo so, dico per dire, ne impostiamo 10, faccio per dire, lui prenderà a riferimento solo i primi 10 strumenti, quindi si fermerà, nel mio caso, a euro sterlina. Volete vedere più strumenti? Semplicemente aumentate il numero, riporto come era prima, a 34 strumenti e vedrò i primi 34 strumenti. Come sono disposti? Vabbè, sono i motori, chiaramente vi identifico il cross su cui stiamo facendo l'analisi. Abbiamo un primo bottone che rappresenta l'open. L'open che significa? Significa che siamo vicino all'apertura, diciamo, dello strumento. Se dovesse lampeggiare questo pulsante, come nel caso per esempio di USTech in questo caso, vorrà dire che l'indicatore, che adesso vi faccio vedere, il prezzo, scusate, si trova vicino nei pressi dell'apertura. È rosso perché si trova poco sotto l'apertura, sarà verde se sarà poco sopra l'apertura. Gli altri pulsanti rappresentano il 50%, il 100% e il 200% della volatilità. Esempio, euro-dollaro, siamo in una situazione in cui è stato toccato, non necessariamente adesso, perché quando vi appare l'alert vuol dire che in quel momento ha toccato il 100%. Euro-dollaro, diciamo, in questa analisi, ha toccato il 100% della sua volatilità. Cliccando sul pulsante 100%, 50, open o euro-dollaro, mi apre un grafico di euro-dollaro. Mi apre un grafico di euro-dollaro, io già mi ero presalvato un template. Come si fa a salvare un template? Mi sono installato il mio indicatore di riferimento che è il TS Daily Open Line e adesso vi faccio vedere le variabili esterne del Daily Open Line. Ho salvato, adesso in questa fase mi interessano vedere pochi livelli, quindi ne ho salvati solo tre. Quando dico 3 significano il 50, 100 e 200% sotto, il 50, 100 li riduco un po' e il 200% sopra.
Ora euro-dollaro mi lambeggiava, cioè mi era stato acceso il pulsante del 100%. E in effetti euro-dollaro ha toccato prima, in precedenza, già il livello 100%. Poi spiegheremo il metodo operativo, se comprare, se vendere, questo poi lo vediamo. Nel momento in cui io ho questa dashboard a disposizione, in un unico colpo d'occhio, riesco a capire, diciamo, il mercato come si sta muovendo e che livelli di volatilità ha raggiunto. Facciamo un esempio su Audio NZD, dove vediamo che ha toccato il 100% up, cioè sostanzialmente è andato, aveva già toccato il 50% e poi aveva toccato il 100%. Questo mi sta a significare, in un'ottica di mean reverting, perché tutta la diciamo, gli strumenti che sono stati realizzati nell'ottica del mean reverting, che significa il mercato sta salendo, quando posso fare una short? Il mercato sta scendendo, quando mi posso coprire, quindi eventualmente acquistare? Cioè, come trattare la volatilità dei singoli strumenti e applicare una metodologia che di natura nasce di tipo mean reverting, però poi vi faccio vedere che si possono utilizzare anche di tipo trend follower, e ve lo faccio vedere dopo. Andiamo avanti con la spiegazione diciamo, delle variabili esterne, scusate, della dashboard. Chiaramente io l'ho concepito perché, come al solito, utilizzo lo schermo nero, però vi voglio far vedere che qualora chi di voi utilizza schermi diversi dal nero, tipo bianco, basterà semplicemente fare un F7. Ecco, come vedete, ho fatto anche la versione per essere visibile anche su schermo bianco. Detto questo, passerei, se sei d'accordo, Giuseppe, all'analisi dell'indicatore. L'analisi dell'indicatore è un po'. Sì, Salvatore, allora, ci sono alcune domande. Sì. Tu hai spiegato che ovviamente questo tipo di lavoro è stato fatto dopo una serie di webinar che abbiamo fatto con Luca Giusti. Ce n'è Sì. stato uno in particolare sulla volatilità. Noi eravamo partiti da UDCAD, quello strumento lì, e poi abbiamo fatto tutto un discorso, Luca Giussi mi ha fatto vedere dei backtest, è stato molto interessante, mi invito a vederlo, dopo magari se ho un po' di tempo vi faccio vedere la registrazione dove si trova, però se andate su YouTube, sul canale YouTube di Tikmin la trovate e capite un po' che tipo di lavoro è stato fatto, quindi Luca Giussi diciamo ha fatto tutto un lavoro di ricerca, ha fatto molto bene, sapete tutti quanto sia professionale Luca Giusti. Ovviamente non c'era questo indicatore per la MT4 perché Luca Giusti usa altre piattaforme, quindi l'abbiamo creata anche per la MT4. E c'è poi Francesco che ti chiede se questo tipo di tool si basa sulla volatilità o su range medio. Si basa sulla volatilità. Io vado a prendere la volatilità di n periodi indietro su base giornaliera e proietto questa volatilità sul prezzo di apertura odierno. Sostanzialmente vado a vedere la volatilità oggi, facciamo il caso di AudiCAD, ho considerato la volatilità di n periodi indietro su base giornaliera e diciamo così, ho applicato questa volatilità al prezzo di apertura, sommandolo nel caso, diciamo, dei livelli superiori e sottraendola nel caso dei livelli inferiori. Quindi è un modo come un altro per misurare la volatilità del mercato, cioè ogni volta che io guardo lo strumento di riferimento riesco a capire dove ci troviamo, dove può arrivare, fin dove si può estendere. Poi da qui nascono infinite strategie e metodologie operative. Stasera magari ne facciamo vedere qualcuna, però è chiaro che una volta che poi ve lo distribuisco, magari mi aspetto pure da parte vostra che potete stesso voi magari riscontrare delle cose che a me non sono balzate subito all'occhio, e sarebbe utile poi condividere e magari automatizzare una qualche metodologia. Tutto qua. Ok, quindi si basa su un range di volatilità, Sì. come vi dicevo, spiegato anche, l'abbiamo spiegato poi nel webinar con Luca Giusti, quindi vi andate a rivedere quel webinar lì.
Ok, vai, procedi pure con. Ok, l'indicatore che si chiama TS Daily Open Line, come vedete è abbastanza intuitivo, ci proietta i livelli sul grafico. Ho dovuto fare delle modifiche di visualizzazione, questo adesso è un H1, ho dovuto escludere le zoomate, vi faccio capire il perché, perché nel momento in cui rimpicciolisco il grafico, quelle scritte si sovrappongono l'una sull'altra e non sarebbe leggibile. Quindi i primi due livelli di zoom, quello più piccolo e quello ancora più piccolo, cioè ce ne sono due, non vedete l'indicatore. L'indicatore è presente e qui sotto non lo vedete, però non ve lo faccio vedere perché altrimenti porterebbe in confusione, le scritte si accavallerebbero. Dal terzo zoom in poi, ecco, da questo momento in poi, appaiono da sole i vari livelli. E questo vi servirà per fare un'analisi anche nello Metti un storico. separatore di periodo, così si capisce anche le varie sessioni di training. Sì. Mostra separatori di periodo, eccolo qua. Quindi potete andare indietro, un bel po' vedere se c'è lo scorrimento automatico, però potete fare uno studio, diciamo, ho messo abbastanza storico. Chiaramente dovete avere lo storico in piattaforma per vedere tutti i livelli, come si muovono. Questo centrale che vedete qui in blu è l'apertura del giorno. I livelli poi vi potete personalizzare tutti questi livelli, vi faccio vedere come. Attraverso diciamo, le variabili esterne qui, ecco qua, queste Questo è sono l'indicatore, giusto? Tu adesso stai facendo vedere l'indicatore. Sì, queste sono le varie bestemmie dell'indicatore. Qui potete selezionare e deselezionare abbastanza banalmente con un true o false i livelli che volete vedere. Ecco, in questo caso, per esempio, io ho escluso il 25%, non lo voglio vedere il 50%, mi vado a selezionare i colori con cui devono essere colorati appunto questi livelli. Ho messo 6 livelli, quindi tre livelli sopra, scusate, 6 livelli sopra e 6 livelli sotto. Adesso in questo diciamo, template ho escluso il livello del 25%, ho escluso il livello del 75% ed ho escluso il livello del 150%. Però va da sé che questi sono livelli personalizzabili. Io ho messo di default il 50, 100 e 200% perché alla base di diciamo, di questi valori di default ho già fatto alcuni studi, sto già facendo alcune analisi e per cui vanno bene. Va da sé che però se voi volete vedere un altro livello basterà cambiarvi questo numero e vi farà vedere il livello che voi avete menzionato. Dopodiché qui sotto c'è un'altra particolarità che diciamo così, l'ho lasciata come variabile esterna, però questa non la toccate perché questa identifica l'orario di apertura. Per me l'orario di apertura sono le ore mezzanotte, con il GMT pare a zero, ma sono tutte personalizzazioni. Questo che cosa mi comporta? Mi comporta di vedere quando apre il mercato alle ore mezzanotte del broker. L'orario del broker, non l'orario italiano, mi fa vedere appunto, mi inizia a tracciare la linea di apertura e da lì mi sviluppa i livelli che io ho selezionato. E come vedete, il 50%, il 100% e il 200%. Ora, da qui nascono fuori una serie di operatività e metodologie operative. Vi ho già detto che questo tipo di approccio si sposa ed è nato nella logica di mean reverting, però non escludo l'ipotesi di poter utilizzare questi livelli a modi trend follower e vi faccio vedere qualche esempio operativo. Avevo lasciato da qualche parte degli screenshot per farvi vedere. Si spiegavano perché poi chi non lo sapesse, noi abbiamo una chat su Discord, che è una chat in cui cerchiamo di abbinare questo che può sembrare appunto come didattica pura, anche un po' di concretezza, e quindi andiamo a fare anche poi delle operazioni. E alcune di queste operazioni le ho fatte io e poi le ho girate a Salvatore per il webinar di questa sera. E quindi, come diceva giustamente Salvatore, è nato prettamente per fare mean reverting, però poi ci siamo accorti che guardandolo, comunque anche poi mettendoci un po' della nostra discrezionalità, si sposa anche bene a logiche di trend following e un'altra di breakout, che magari adesso poi Salvatore vi spiega. E poi soprattutto Salvatore, come sapete, essendo programmatore, ha dato una certa oggettività a questo tipo di discrezionalità, perché ovviamente potremmo magari Certo. farci un po' illudere da quello che è la nostra percezione,
e quindi c'è un riscontro anche poi oggettivo su quelli che sono stati comunque i test fatti se non sbaglio, Salvatore, è più che altro un mean reverting, giusto? Sì, ripeto, nasce come mean reverting, quindi sostanzialmente la domanda che io mi pongo oggi, ieri, quando tu hai fatto il trade, è oggi il mercato fin dove si può spingere, fin dove può spingere, che direzionalità dare al mercato. Tu ieri, per questo esempio su CHF Yen, hai visto questa tendenza al ribasso, e la potete notare pure semplicemente guardando le linee di apertura come scendono, vedete, questa era più in alto, poi più in basso ancora, ancora più in basso. Giuseppe, che ha fatto? Il mercato è rimbalzato fino al 100% e ha aperto una short, l'ha aperto un po' in ritardo, ma poi disquisiremo pure su come aprire eventualmente il trade. Ha aperto una short al 50% per liquidarla al 100%, ed è un ottimo trade questo, perché sostanzialmente sei in linea con la tendenza di fondo, però ti vai a catturare quello che può essere un potenziale rimbalzo. Questo è l'utilizzo corretto, diciamo, di questo tipo di approccio. Da qui però possono nascere diverse tipi di analisi. Vi voglio far vedere, per esempio, ecco, vi faccio vedere qualche altro trade che ho fatto pure io. Questo che era Euro AUD, shortato al 100%, liquidato al 50%. Vediamo un po' se riesco a switchare qui. Ecco, Allora, la Euro cosa CAD. importante che forse non abbiamo detto è che in questo caso di mean reverting, ad esempio sul discorso del franco yen, è importante anche, e lo diceva anche Luca Giusti nei webinar, conoscere la natura del sottostante. Lo stavo dicendo, appunto, va fatta prima un'analisi, cosa che insomma mi sto preoccupando di fare attraverso appunto l'ausilio anche di sistemi automatizzati, e quindi dare una certa oggettività alle cose. La cosa principale che va fatta, è chiaro che vado a scegliermi degli strumenti che sono per natura stessa mean reverting, tipo AUD CAD, appunto, lo dicevamo prima, Euro CHF, Euro Sterlina, e ce ne sono tanti. Perché è chiaro che la stessa metodologia non può essere applicata su una sterlina dollaro, dove potrebbe funzionare lo stesso, ma chiaramente i livelli dovrebbero essere quantomeno modificati, perché non posso aspettarmi che sterlina dollaro faccia lo stesso identico movimento di un euro e di un euro franco svizzero, che hanno due nature completamente differenti. Però, visto e considerato che hanno due nature completamente differenti, magari, e perché no, sterlina dollaro lo posso lavorare invece in modalità follower. Quindi sostanzialmente questi livelli per me rappresenterebbero un punto di acquisto, quindi diciamo, seguendo quella che è la tendenza primaria. Questo lo vediamo dopo, ve lo faccio vedere subito. Detto questo, la strategia è abbastanza chiara. Io non so se ci sono domande in merito, però. Ce ne sono diverse, però se vuoi finisci con gli esempi. No, volevo farvi vedere invece, per esempio, un esempio di strategia, cioè abbinata sia al follower che alla modalità, diciamo, scusate, sia al mean reverting alla modalità trend follower. Vedete questi livelli, adesso qui è stato messo il livello del 25% e 150%, che cosa posso, come possono essere utilizzati? Io ho fatto uno studio in precedenza sui prezzi di apertura degli ultimi tot giorni. Mi sono reso conto che le aperture mediamente erano molto abbastanza vicine. È chiaro che io non posso trattare i prossimi livelli, diciamo così, in modalità mean reverting. Sono quasi certo, perché questo significa che il mercato sta accumulando forza, sono quasi certo che esploderà. Quindi, che cosa ho fatto? Questo 25% non l'ho trattato più a mean reverting, ma questa è stata un'occasione per shortarlo e prendere profitto magari al 150%. Questa è quella di breakout di cui parlavamo, giusto? Sì, questo è un Euro AUD, che è la modalità appunto breakout. Cioè, quindi che cosa ho fatto? Ho studiato i prezzi, scusatemi, le aperture, mi sono reso conto che eravamo in un trading range. Allora, i livelli di quel giorno, ma anche del giorno precedente, che poi non è stato toccato, i livelli di questo, diciamo, selezionati appunto del 25%, li vado a trattare a modi trend follower, non più a modi mean reverting. Non so se sono stato chiaro. E magari Allora, cercare. stai dicendo una cosa,
che vedendo quegli open allineati, no? Perché sono quegli open blu, vedete, Sì, li ho quelli... cerchiati, questi qua. Veniamo da quattro sessioni dove praticamente il prezzo si è mosso in training range, quindi facendo, vedete, quei massimi e quei minimi. Tu, guardando poi il prezzo vicino ai supporti, che appunto erano tutti sul 25%, quel 25% dove tu in realtà dovresti magari farlo in mid-reverting, invece lo fai in breakout proprio perché c'è un training range Esatto. 4 open e quindi lo vai in breakout per sperare che ti vada a rompere il supporto. Esatto. Ho aspettato qualche giorno perché altrimenti anche, per esempio, queste, qualcuno mi può obiettare, dice, ma vabbè, ma allora dovresti fare anche long al 25% qui. No, perché siamo lontani dalla resistenza, perché qui eravamo, diciamo, su un supporto. Quindi la rottura, questo probabilmente diciamo così, mi poteva creare qualche problema, questo 25%. Premesso che preferisco più che altro chiudere l'operazione in intraday, questa è un'altra cosa che volevo dirvi. Preferibilmente preferisco io, ma questa è la mia visione personale, chiuderle nell'intraday, quindi se sono in leggera perdita o in leggero guadagno, preferisco chiuderla. Va da sé che però questa strategia non è detto che tocca quel livello e ci viene immediatamente a favore. Statisticamente sto notando che massimo mi fa aspettare un giorno. Dopo un giorno, cioè l'operazione aperta ieri, al massimo oggi la vado a chiudere, quindi mi faccio al massimo un solo overnight. Questo Oggi sto ci devono cercando. essere almeno tre open ravvicinati, Eh giusto? sì, no, qua ne ho fatti tre, addirittura quattro, direi anche tre o quattro, perché ti va a filtrare molti falsi segnali. Chiaramente, come tutte le strategie, non è immune da falsi segnali, non vanno tutte quante a profitto, però le statistiche, insomma, mi hanno sorpreso e mi hanno fatto propendere, appunto, di realizzare una qualche automazione, insomma, che mi potesse aiutare. Se non ci avessi creduto, non avrei realizzato nessuno strumento in particolare. Insomma, dal webinar di Luca Giusti è partita tutta, diciamo, tutta una fase di studio e siamo arrivati appunto all'indicatore personalizzabile e siamo arrivati anche alla dashboard. Non vi voglio preannunciare assolutamente nulla, però molto probabilmente arriverò anche alla versione completamente automatizzata in cui vorrei, perché seguire tutte queste dinamiche poi diventa complicato. Beh, chiaramente quando io poi ho messo, scusate, metto lo schermo nero perché bianco non mi piace. Scusate un attimo. Poi devi far vedere quella in pullback anche, con l'esempio di Australia dollaro. Il pullback pure l'avevo selezionato, dov'era? Perché ovviamente non è che al tocco poi vanno tutte. Eccolo qua. Il pullback pure, questo è un esempio classico diciamo come dire, di fare una martingala ma con consapevolezza. Cioè non quelle martingale fatte tanto per, sale di 10 pip e vendo, scusate, e vendo, poi sale di altri 15 e vendo, cioè fatte così. Questa è una martingala, diciamo, soft, sostanzialmente, fatta su AUD USD. Come vedete, il mercato in una prima fase questi livelli andavano shortati, cioè qui vedete qui la prima volta che ha toccato il 50%. Questo perché venivamo da un trend che era appena partito ribassista, rottura di supporti e quindi questi livelli andavano shortati. Poi dal livello 150 al livello 200, da lì si poteva pensare a un probabile acquisto. Siccome la tendenza era comunque ribassista, che cosa ho fatto? Ho aspettato che il mercato pullbackasse da prima il 100%, meglio ancora il 50%, ancora non mi aveva dato soddisfazioni. Ecco, questo è l'esempio che avevo detto prima. L'operazione al massimo la faccio durare fino al giorno dopo. Al pullback dell'apertura, lì ho aperto un'altra short, chiuse tutte quante a break-even point o comunque in leggero guadagno. Quindi questa è l'operazione fatta, diciamo che è durata, mi sono E fatto questo quando overnight. ti va male, no? Nel senso che comunque cerchi di uscire. E cerco di salvarmi, diciamo di salvarmi, premesso che è abbastanza raro che va a finire giù al 200% e che poi se ne va su di nuovo al 200%, è un qualcosa di assolutamente, Classica inversione a V. è abbastanza improbabile. Però come vedete anche in questa circostanza mi sono salvato. Chiaramente anche qui dove piazzare lo stop, dove non piazzare lo stop,
Principalmente io utilizzo dei livelli, sto cercando anche di dare un livello che possa andare bene un po' per tutti gli strumenti, però è chiaro da sé che queste cose vanno personalizzate. L'importante è metterlo allo stop. Quindi se io ho il mio piano di trading, so che questi sono i livelli in cui entro, devo sapere anche il livello a cui esco, oppure uno stop loss, diciamo in pip, no? Sostanzialmente. Chiaramente è un po' difficile poi statisticamente definire quanti pip di stop mettere. Allora, mi sono affidato ai livelli per l'apertura, mi affiderò ai livelli anche per la chiusura. Tutto qua. Ok, poi tu hai fatto anche in visual dei test che possiamo magari far vedere, così diamo anche, e poi ci sono le, chiudiamo con le domande. Ok, Hai spiegato tutto quello che aveva spiegato sull'indicatore, giusto? non ho capito, scusami, ripeto la domanda. Dicevo, tu hai spiegato tutto quello che andava spiegato su come puoi richiamare l'indicatore dalla dashboard? Sì, ormai diciamo, questo è quello che diciamo, è il sunto dell'utilizzo. Poi chiaramente va da sé che man mano che lo utilizzate capite subito al volo come funziona. In particolare attenzione va apposta sugli alert. Come vedete adesso non, sono, diciamo, sono accesi i bottoni, quindi mi sta dicendo che Audi NZD ha toccato il 100%, piuttosto che sterlina dollaro siamo al 50%. La cosa simpatica sono gli alert, perché una volta che voi avete impostato qui alert pop-up true, vi dà l'alert esattamente quando tocca. Quindi se siete vicino al PC, in quel momento potete prendere una decisione. Oggi, adesso prendere per esempio una posizione su NZD USD, faccio un esempio, no? Il 50% già l'ha toccato, l'ha già E questa visto, l'ha già qui è lavorato. una che la sto seguendo in pullback perché l'ho presa questa mattina al 50%, mi ha pagato per qualche pips, però poi è andata di nuovo giù, quindi adesso ho messo un altro ordine lì sotto il 100%. Vai. Qui 70 e 20, 70 e 26. Adesso mi è lampeggiato. Vediamo un attimo euro yen, vediamo un po'. Eccolo qua. Questo è proprio l'esempio in diretta. Perfetto. Euro yen in questo momento mi è arrivato l'alert. È perché in questo momento ha toccato il 50%. Sono le 8 meno un quarto. Vediamo un po'. Questo potrei fare anche un tentativo long. Però aspetti la chiusura, giusto? No, non necessariamente. Poi nell'expert che ho programmato, che, diciamo, per farmi dei test, giusto queste sono veramente finezze. Cioè, sostanzialmente che faccio? Aspetto che il livello viene oltrepassato per piazzare una buy stop sopra, immediatamente sopra, 1 o 2 pip sopra. Questo perché è chiaro che diciamo, è molto facile che entra, però se dovesse, immaginiamo che qui crollava il mercato per una notizia macroeconomica, no? Lui scendeva direttamente, mi rimarrò la buy stop pendente, non sono entrato e magari va a toccare il 100%, ma la faccio qua sotto la buy stop. Capisci? L'ho fatto in questo Questa, modo cioè, con questa l'expert. E inserendo così sa. nell'expert che sto vedendo lì in visual, no? Consentito. Nell'expert in visual, che insomma, gli ho dato un nome molto simpatico, volatility theory, vi faccio vedere per esempio, che ne so, euro sterlina, le variabili esterne. Questo chiaramente non lo rilascio, mi serve solo a me per dare oggettività alle cose che vedo. Cioè, se poi dalle cose che vedo non riscontro una certa oggettività, quindi sistematica la cosa, allora non ha senso. Idee tutti quanti ne abbiamo un'infinità, però poi dobbiamo metterle in pratica, o comunque dobbiamo testarle, dobbiamo avere un metodo che sia quanto più oggettivo possibile. Allora, mi sono chiaramente, sapendo programmare, mi sono programmato al volo un expert advisor. Ho messo i miei livelli, voglio entrare al 50%, al 100% e al 400% mi metto uno stop. Lo stop loss lo faccio autocalcolare a lui, se metto meno 1, quindi mi mette lo stop loss al 400%, altrimenti posso dettagliare anche io i pip di stop. Questo per esempio che cos'è? Non ricordo, vediamo un po', euro sterlina. Facciamolo girare proprio in diretta, visto che... Eccolo qua, lo facciamo proprio in visual, anche se i punti di controllo andiamo veloci. Ecco, non so se riuscite a vedere, un attimo, ecco, riuscite a vederlo la piattaforma, sì? Sta Sì, cioè sta girando adesso. girando l'expert, sta facendo le sell,
poi vi faccio vedere anche l'indicatore installato sopra, sta facendo le selle secondo le linee guida che io ho dettato, quindi al 50% e al 100%, al 400% deve chiudere l'operatività, deve chiudere l'operazione. Sta girando, si sta facendo i suoi lavori, come vedete questa è una buona fase di drawdown, buona fase di drawdown, quindi occhio a pesare bene, a calibrare i lotti su cui ancora non mi sono concentrato, ma sicuramente farò in modo che i lotti vengano ponderati sulla base di quello che io mi posso permettere di perdere, perché altrimenti non ha molto senso. Andiamo a vedere che cosa fa, giusto per farvi vedere. Questa è euro sterlina. Quindi già da così, ripeto, i backtest a me non dicono mai nulla, non hanno mai detto nulla, servono solo per testare la strategia e vedere quello che io ho scritto nel linguaggio di programmazione per vedere se fa quello che deve fare. Poi dei risultati mi interessa quanto poco, tanto nulla. Certo è che vedere il negative line che sale mi rincuora e quindi mi dà modo di, come dire, di approfondire diverse tematiche, diversi aspetti. Questo è un euro sterlina, ma vi voglio far vedere pure. Fai vedere adesso le ultime entrate che ha fatto euro sterlina dall'indicatore da visual. Cioè, ad esempio, quel picco che ha preso lì. Questo Sì. si è messo praticamente su un'estensione che avevi detto tu del 100%. Se non ricordo male è il 100%, sì. Questo è il Ok. 100%. E quindi è entrato lì sell e poi è uscito sul livello successivo. Quella è un Sul po' la livello successivo. logica in reverse da Esatto, qui ci ho fare. messo una particolarità, nel senso che è entrata una prima sell qui, una seconda sell qui e ho chiuso tutto qui. Quindi la prima sell è andata a break even sostanzialmente e ho preso profitto solo da questa sell. Quest'altra sell invece che ha sofferto è andata in drawdown, poi me l'è andata a chiudere al suo take profit. Ma chiaramente queste cose vanno tutte quante ottimizzate. Io l'idea di aver realizzato l'expert advisor mi serve solo per appunto prendere confidenza nella metodologia e applicarci un minimo di regole di money management. Vi faccio vedere, cioè vi faccio Questo capire, guarda. euro sterlina che è prettamente, diciamo, una natura un po' strana, no? Perché adesso è sotto. Ma lo possiamo far girare anche su euro-dollaro al volo. Ecco, vi faccio vedere. Euro-dollaro non cambia assolutamente nessun settaggio, quindi meno 1. Andiamo a vedere un po'. Vado veloce perché... euro-dollaro ha questo tipo di andamento. Che poi comunque il mean reverting richiede anche stop sempre più larghi, eh. Sì, vabbè, vorrà dire che Non andiamo è con stessi più stretti. un'utopia mettersi con gli stop. Ecco, quella fase di drawdown, quella fase, prendi questa fase di drawdown che ha fatto questa qui. Andiamo a vedere, facciamo vedere anche le cose. Eh no, eccolo Ok, questo qui è un po' la logica, no? Degli open ravvicinati, vedo. È Quindi... praticamente, sì, in sostanza sì, mi ha anticipato, perché che faccio? Ecco come lavoro. Ho fatto il backtest, dei risultati non mi ripeto, non me ne strafrega assolutamente nulla. Perché sta sell mi ha perso così tanto e come potevo aggiustarla questa situazione? Ma questa situazione, per esempio, se io fossi stato io, non l'avrei mai aperta questa sell. E glielo posso dire all'expert, un domani glielo dirò all'expert che queste sell non vanno aperte, perché abbiamo questi open price, come vedete, molto ravvicinati. È chiaro che il mercato alla fine esploderà. Primo, anzi, addirittura mi è andata già bene questa sell, pur facendomi guadagnare pochi pip. E anche questa sell qui che mi è andata in drawdown, questo mi stava a significare che questa sell andava cavalcata esattamente al contrario, cioè questo livello andava fatto trend follower, cioè compro, compro e prendo profitto. Quindi come vedete, cioè, nel senso si possono filtrare e devo filtrarli questi tipi di movimenti, non può il mercato fare sempre la stessa cosa. Perché è chiaro che prima o poi mi sbatterà fuori relativamente, perché comunque, ok, hai preso uno stop, però l'equity line, è chiaro, fa parte del gioco. Ora ti faccio capire, vedi, euro-dollaro, ma ti faccio vedere, che ne so, euro-CHF, per esempio, che è un altro grosso Poi metti qualcuno sulla sterlina, tipo
Aspetta, ti volevo far vedere questa cosa sulla ricerca F. Ti faccio vedere una cosa, vedi, qua non cambio parametri, metto sempre meno 1, l'andamento di euro sterline, scusa, di euro ricerca F è questo. Beh, perché praticamente questa è la natura quando. Però a me non piace già questa cosa che ha fatto, lo vedi? Questa cosa che ha fatto, questo drawdown, che pure c'è, e comunque va messo nel calderone. Qua parliamo di un drawdown del 6%, no? In questo breve lasso di tempo. Ha guadagnato 3.000 euro, un fattore di profitto pari a 2,26 e un drawdown del 6,63. Guarda se faccio questa cosa. Al posto di fargli lo stop loss a livello, gli metto, che ne so, un 20 pip di stop. Quindi uscirà sempre con 20 pip, 20 pip è abbastanza. Avrò un andamento molto più zigzag, no? Cioè, sostanzialmente, perché prenderò qualche stop in più. Però ti faccio vedere una cosa. Non ho cambiato le variabili, non ho cambiato i livelli, sono sempre gli stessi. Beh, vedi, l'equity line, insomma, non è male, eh? Non è male. Che cosa ho fatto? Ho ridotto il drawdown all'1,45. Un fattore di profitto che si comunque rimane alto a 2, ho guadagnato qualcosa di meno, ma chi se ne frega. Ecco perché lo studio che poi sto portando avanti è strumento per strumento, livelli per livelli, insomma, per poi realizzare un qualcosa sulla dashboard, vedremo poi in un futuro, qualcosa che esegue proprio al posto mio, perché sennò poi ogni volta, io chiaramente che non ho tutto questo tempo a disposizione, Però chiaramente mi con devo la andare. dashboard tu hai un colpo d'occhio e puoi fare. Certamente. Metti una sterlina, voglio vedere come va. Sterlina, sterlina dollaro. No, metti con un cross, quei cross che fanno quei movimenti tipo sterlina neozelanda o di. Metti sterlina UD. Non ne ho proprio idea. Vediamo un po' se pure c'è lo storico qua. ONZD. Non so se hai lo storico. Facciamo girare con 20 pip di stop, vediamo che fa. Non so, non ne ho proprio idea. Ma mica hai lasciato 20 pip di stop su sta. Forse sì, hai ragione, aspetta. Aspetta. Vabbè, vediamo, ma è partito. 20 pip sono troppo pochi su sta. Eh sì, perché 20 pip su sterlina NZD non so nulla. Vediamo con un meno 1, qua, no? Questo lo sto vedendo per la prima volta con te, eh. C'è da lavorare, ma sicuramente c'è da lavorare, eh? Sull'automazione, intendo sull'automazione. Poi a mano invece le cose le filtro io, nel senso le vedo io. Però già se c'è una base da cui partire in cui si vede che in effetti questo mirror reverting funziona, allora qui ha una fase di drawdown, però alla fine anche qui guadagna su sterlina. Se ho la capacità, diciamo, di subire questo drawdown. Il 7%, quando parliamo di drawdown, diciamo fino a un 20% di drawdown è un expert considerato buono. Cioè, non è possibile trovare expert che hanno un drawdown dello 0, o dell'1%, cioè in pratica che guadagnano sempre. È impossibile. Anzi, mi preoccuperei se mi trovassi Però, questo. allora, in chat ti scrivono un backtest con i dati, ma questo l'abbiamo spiegato, non è col tick story, però se vuoi. No, ma no, è ovvio, ho spiegato già, io non faccio il backtest perché mi interessa il risultato della strategia, mi interessa sapere se quello che ho scritto nel linguaggio di programmazione corrisponde, cioè fa quello che gli ho detto di fare. Poi da qui mi tiro fuori alcune statistiche, sì, d'accordo, ok. Quando vedo un equity line di questa portata, mica ho finito, ho appena cominciato il mio lavoro di selezione di strumenti, perché questo backtest non ha nessun valore nella maniera che io sono il primo a dire, anche se lo facciamo tick by tick con la qualità del modello al 99%, come lo volete voi, stiamo parlando dello storico, della storia. Il futuro non ve lo dirà mai nessuno, il futuro ve lo dirà solo utilizzando gli strumenti, il vostro metodo operativo e portando avanti le statistiche. Quando mi portate delle statistiche di 3, 6 mesi, un anno,
che fate sempre, diciamo così, avete questo vostro metodo operativo che vi porta e vi genera dei profitti, allora possiamo parlare di automazione, non prima. Tutto qua. Allora, in questo caso però lo scopo è far vedere che comunque l'expert adesso apre le stesse operazioni che noi apriremo magari in discrezionale, quindi sui livelli, il classico min reverting che abbiamo fatto. Ok, Salvatore, il tempo stringe, io quindi direi di lasciare un po' di spazio alle domande. Allora, la domanda principale è come avere l'indicatore, questo qui è l'expert. Allora, io domani vi invierò un'email con la registrazione dell'evento, quindi trovate anche come vi dicevo, sia su Facebook adesso, sulla pagina di Tech Meal Italy, la registrazione immediata, o comunque su YouTube. E poi vi girerò il contatto di Salvatore, quindi basterà poi inviare un'email a Salvatore per richiedere l'indicatore e questa, la Volatility Dashboard, che sono prodotti comunque dati gratuitamente, quindi non c'è nessun vincolo nemmeno sul deposito, quindi basta avere un conto Real con Tech Meal e potete avere sia la dashboard che ovviamente l'indicatore. Sulle domande, allora, vediamo, partendo un po' da quelle più vecchie. Massimo ti chiede se tiene conto di eventuali gap. Mi sembra di sì, su euro-dollaro, abbiamo visto anche i gap che ha fatto euro-dollaro e sterlina-dollaro, quindi... aspetta, però, che intende per tiene conto di eventuali gap? Nel calcolo forse del range di volatilità. No, questo no. Cioè, fammi capire bene, lui che intende? Vediamo se ce lo dice, allora. Tu comunque, questo calcolo è sul range di volatilità. Sì, okay. Allora, sì, abbiamo già spiegato il funzionamento dell'indicatore, Antonio. Allora... Allora, a proposito della natura del sottostante, questi ultimi mesi su AudiCAD purtroppo sono stati tremendi in chiame min reverting. E sì, AudiCAD l'abbiamo visto anche con l'analisi retail. La natura di un sottostante non è mai per sempre, purtroppo. Quindi ci sono delle dinamiche che possono andare in trend following anche per mesi e quindi possono stressare. Metti AudiCAD, vediamo come cosa avrebbe fatto un attimo. Mettilo in visual. All'expert, cioè, per testarlo un attimo, vediamo. Se hai lo storico, devo vedere, vediamo un po' se va. Ma credo di sì, l'ottimo settembre. Sarebbe utile un elenco di strumenti con natura min reverting su quale time frame operare. Su un time frame è l'H1, giusto? Vabbè, i livelli vengono calcolati appunto sulla base di, diciamo della volatilità giornaliera, quindi o lo mettete su H1 o su M15 o su M5, vi darà sempre gli stessi livelli, chiaramente. Quindi non c'è un time frame di riferimento, a meno che poi voi non strutturate delle logiche sulla base non del tocco del livello, ma della chiusura confermata. È chiaro che poi avete bisogno, se lavorate su H1, avete bisogno di una chiusura H1 che confermi qui sopra il livello, no? Vi faccio per dire. Su time frame più piccoli chiaramente è tutto proporzionato. Io preferisco lavorare direttamente sul livello, sul touch del livello. Poi come entrare, dove entrare, magari ne possiamo disquisire. Io sostanzialmente entro nel momento in cui mi tocca il livello e piazzo una sesto, nel caso serve, no? Va bene. Poi Alfredo chiedeva se la media mobile su grafico la prendi come filtro o come aiuto in più. Dov'è la media mobile? Ah, non la guardi proprio, quindi l'avevi lasciata lì. No, non ho capito. La media mobile... Quindi non utilizzi nessun tipo di media? No. Di per sé già dovrebbe essere filtrato lui per natura, per intrinseca dello strumento. Quindi non mi va di mettere ulteriori altri filtri nella maniera più assoluta. Ok, poi Domenico chiede, sarebbe interessante avere sul grafico singolo quando si apre il range in pips al durante, i pips di distanza dal massimo e dal minimo, nonché un range medio di 5 giorni, forse come informazioni aggiuntive. Allora, si potrebbe fare con uno specchietto, perché vi dico la verità, cioè che succede quando, faccio vedere,
io posso fare tutto, cioè nel senso mi posso scrivere da qualche parte, però che succede? Poi sarebbe poco leggibile. A me cioè preferisco più avere, se già che ho scritto la percentuale, che è già tanto, secondo me, è già troppo. Però si potrebbe mettere uno specchietto dove indico la percentuale di volatilità, cioè, scusate, la volatilità su cui ho calcolato i livelli. Questo sì, si potrebbe pure fare. Come calcolo i livelli 50-100 l'abbiamo già spiegato all'inizio Filippo, quindi forse magari poi rivedi la registrazione. Anche sugli indici hai provato, io lo stavo vedendo sugli indici sul Guardate, Nasdaq. sto provando proprio adesso, cioè proprio in queste ultime ore, manco a farlo apposta, poco prima del webinar, mi ha lambeggiato, vi faccio vedere, Italia. Ha toccato il 100%, lo vedete? Che ho fatto? Ho aperto una short qui, ma più che altro perché c'era questo gap da chiudere. Secondo me chiuderà questo gap, cioè secondo me potrebbe chiudere questo gap, è un movimento indietro, lo potrebbe pure fare. Lo sto testando sui CFD, ripeto, sto testando ancora, però quando poi lo avete a disposizione, ribadisco che lo strumento è Fammi vedere del l'operazione sul Nasdaq che ho girato se ce l'hai. sul Nasdaq. Era uno screenshot che ti avevo girato. Mi pare di. Aspetta, dov'era? Forse te la sei persa. Comunque anche su indici la sto provando anch'io Sì, sul Nasdaq personalmente. mi sa che l'ho persa, ma no. Va bene, la vediamo poi magari domani su Discord. Ok. Allora, questo indicatore potrebbe essere uguale, simile ai pivot. Io non li ho mai utilizzati i pivot se non all'inizio. Tu hai mai utilizzato i pivot? Potrebbe, sì, però potrebbe essere, sì, diciamo la struttura è molto simile, cambia il livello di volatilità con cui l'ho calcolato, però è molto simile, sì. Ok, allora puoi far vedere dove trovare i webinar di Luca Giusti? Sì, allora mi riprendo il monitor, Salvatore, tu. Tanto hai concluso, Sì, non vi devo far vedere più niente, avevo fatto vedere l'expert su AudiCAD, effettivamente non è un gran no? bel Vabbè, test. si è difeso comunque. Però se è difeso, sì. Ok, allora aspetta, io riprendo il monitor, così faccio vedere dove di vedere i webinar. Allora. Questa è la playlist di TickMill, quindi andate sul sito su YouTube, trovate, cercate TickMill, vi si apre una lista con tutti, vedete, in playlist con tutti i webinar in casa TickMill e c'è la playlist Italia da qualche parte. Eccolo qui. E ci sono tutti i webinar che abbiamo fatto con... è già luglio, come passa il tempo. Abbiamo fatto erano tre webinar, dovrebbe essere individuazione e analisi di bias sul mercato valutario. Sì, mi pare che questo. Dovrebbe essere questo, sì. Quindi sono questi webinar. Ok, poi per il resto, anche qui vedrete poi la registrazione di questa sera la vedete sulla playlist di TickMill. Ok, Salvatore, io direi che va bene così. Abbiamo visto diverse cose. Spero che l'abbiate trovato interessante. Domani vi giro un po' tutte le informazioni del caso. Grazie Chiaramente, sempre per le buone feste che avete scritto su in chat. Vi auguro altrettanto buone feste in quest'anno davvero particolare. auguri di E cuore. sì, quindi. Vi do appuntamento ai prossimi webinar che, se non sbaglio, io e te, Salvatore, facciamo qualcos'altro ancora settimana prossima dei webinar operativi, quindi vedremo un po' se il 30, se il 29 e il 30 come date, poi comunque ve le scrivo, riceverete sempre delle informazioni via email. Grazie a tutti e buon Natale, buone feste a tutti. Auguri Grazie, a tutti, grazie.